Neri, adesso cercheremo invece di capire qualcosa in più di una pratica molto particolare, quella della apicoltura. Cominciamo guardando questo filmato che ci arriva, pensate, dagli Stati Uniti, dove troviamo René Ricciardi, di origini siciliane, da sempre apicultrice per hobby, che ha ottenuto un finanziamento per un progetto fotografico che l'ha portata per 6 mesi presso una serie di apicultori italiani. Il resto ce lo racconta il nostro Stefano Salimbelli. Mi chiamo René Ricciardi, sono un'artista, una fotografa e anche un'apicoltrice. C'è tanto da imparare dalle api. Per quanto mi riguarda, influenzano tutta la mia vita. Il loro ritmo, i loro movimenti, persino i suoni che emettono. Per esempio nello yoga, disciplina di cui sono insegnante certificata. Lo sapevate che un alveare senza regina produce un suono con la stessa identica frequenza dell'om? Ecco, per gli Hindu, quello è il suono della creazione. Non ho mai avuto paura delle api e le ho sempre trovate interessanti. A 10 anni ho cominciato a chiedere ai miei il permesso di avere non un cucciolo o un micio, bensì una bella colonia di api. In realtà ho dovuto aspettare fino a 21 anni, anche perché prima abitavamo in città. Mentre ero all'università ho fatto un corso, poi un altro, e a un certo punto è arrivato il momento di portare a casa le arnie e gli alveari. Un punto di non ritorno da dove tuffarmi a capofitto, finalmente, nell'apicoltura. Never looked back. In 2013 ho letto la notizia che l'Italia era il primo paese in tutta Europa per vietare l'uso di un tipo di pesticido che uccide le api. E ho detto che vorrei andare là per fare le foto per dire questa storia. Come si chiama questo pesticida? Neonicotinoids. I cosiddetti neonicotinoidi sono pesticidi sistemici, cioè applicati direttamente al seme, dunque presenti in tutte le parti della pianta, polline compreso. Ed è inevitabile che le api ne restino intossicate. Il problema, tecnicamente, si chiama sindrome di spopolamento degli alveari. Gli scienziati hanno cominciato a diagnosticarlo circa 13 anni fa e sta ancora succedendo in molte zone del mondo. Eppure le grandi aziende di agricoltura industriale continuano a negare che sia colpa loro e dei loro prodotti. From our pesticides, it's from something else. It does yield more crops. Magari a breve si avranno anche raccolti migliori, ma alla lunga le conseguenze sono devastanti. Se perdiamo le api, rischiamo di perdere almeno un terzo del cibo che mangiamo normalmente. More than a third of the food that we eat. Sono stata in Torino, Liguria, Firenze, Venezia, Abruzzo, sono stata in Calabria, in tutta la Sicilia, So when I was in Sicily. In Sicilia sono stata a Piraino. Piraino è un piccolo paese vicino a Messina. Lì ho trovato i miei bisnonni, la famiglia. I found connections with. Sai che emozione, no? Yes, it was very emotional. And actually, sì, è stato molto emozionante. Pensi che, senza saperlo, ero nel paese dei miei bisnonni il 13 ottobre 2013 e loro lasciarono la Sicilia il 13 ottobre 1913. Cioè, lo stesso giorno, esattamente un secolo dopo. Coincidence? Coincidenza. Maybe not. Le api che ho in giardino tecnicamente si chiamano api ligustica, ma qui le chiamano semplicemente Italian bees. Api italiane. Beekeeping is beginning to become very popular in the United States. In America l'apicoltura sta diventando un hobby sempre più popolare e grazie a Dio, aggiungo.
anche perché avere tanta gente genuinamente preoccupata di mantenere colonie sane significa aiutare la popolazione globale di api a tornare forte. In fondo non è difficile, l'importante è capirle le api, l'anatomia, le specie, i ruoli, le dinamiche sociali. Io ho cominciato 10 anni fa e ho ancora un mucchio di cose da imparare. Una cosa però la so per certa, cioè che farò l'apicultrice fino al mio ultimo giorno di vita. Certo, absolutely, I will be beekeeping until the day I die. Che tenerezza, una vita per le api, direi. Non trovo un commento migliore per il servizio che abbiamo visto del nostro Stefano Salimbeni, dedicato appunto a questa ragazza di origine italiana che si è votata proprio anima e corpo a questi piccoli e preziosi insetti. Oggi ne parliamo con il presidente dell'Associazione Apicoltori di Roma e Provincia. Do il benvenuto all'Italia con voi a Marco Papi. Allora Marco, abbiamo appena visto questo servizio, tra l'altro mi è piaciuto molto perché si vede proprio il lato anche affettivo, il lato emotivo del fare questo mestiere, però immagino che serva anche altro. Sì, innanzitutto grazie dell'invito, è veramente un bel filmato, perché poi anche se arriva dalla